Tra meno di 24 ore, quindi da domani, partirà il primo volo del nuovo corso dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Alle 6.45 il volo Salerno-Milano-Malpensa inaugurerà la gestione Alitalia. Due le destinazioni disponibili, Milano-Malpensa e Roma-Fiumicino. Nei giorni feriali saranno disponibili due voli giornalieri per lo scalo Meneghino, rispettivamente alle 6.45 e alle 17.40. Per Fiumicino invece un solo volo alle 11.15. Inoltre ci sarà, per chi usufruirà dello scalo Picentino, il servizio che permette di fare da Salerno il biglietto per ogni destinazione italiana o internazionale targata all'Italia. Ieri sera al Grand Hotel Salerno la presentazione del nuovo corso dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Al Grand Hotel Salerno c'era tutto il Palazzo Sant'Agostino, parte della Camera di Commercio e Confindustria. La notizia è che finalmente si inizia a volare dall'aeroporto di Salerno e lo si fa con una compagnia di prestigio che è Alitalia, e questo significa far girare il nome di Salerno in tutto il mondo, spiega orgogliosamente il presidente della provincia Edmondo Cirielli. L'altra notizia è che se i salernitani, il mondo dell'imprenditoria, in particolare quello impegnato nel turismo, non crede in questa opportunità, allora si sarà perso tempo, rincalza Cirielli, il quale è fiducioso: questo è un investimento che ci è costato bei soldi, dunque importantissimo. Allo sviluppo dello scalo aeroportuale crede anche il presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata, il quale afferma che si sta lavorando ad una banchina dedicata a chi via mare vuole raggiungere l'aeroporto, ma soprattutto sulla necessità di farlo funzionare H24 anche con voli notturni.